Quest'anno stiamo a commemorare sia la Grande Guerra, 100 anni dopo, e con un significato in più i 70 anni della Resistenza. Anniversari e commemorazioni, si sa, servono non solo a ricordare, ma a riflettere cosa è successo, dove e come è cominciato, in che modo si è evoluto, le radici del presente, gli scenari del domani. Questi due anniversari ci offrono l'opportunità di rivedere la stagione passata per aiutarci a capire quella che viviamo oggi, che ci appare confusa, ci appare incerta, difficile da catalogare. Le storie umane che emergono dalle lettere dei soldati delle trincee della Prima Guerra Mondiale, dimenticate, recuperate, le stanno riempendo di libri, saggi, giornali, ci lasciano sbigottiti. Forse increduli, perché nel loro lato umano, nei sentimenti espressi, in quel cara mamma ripetuto, non sono poi tanto lontane dalle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana di 30 anni dopo, anche in un contesto come la nostra Repubblica, la Costituzione, le istituzioni democratiche. Ecco perché abbiamo chiesto alle ragazze e ai ragazzi, insieme ai loro insegnanti, di sviluppare per questo anniversario dell'ammirazione di 70 anni dopo il tema della libertà. I protagonisti di questa giornata saranno loro. Quella libertà che insieme alla pace gli uomini liberi scrivevano sui muri in quegli anni, perché non si dimentichi mai neanche per un secondo come profuma di buono la libertà. Scriveva Piero Calamandrei, cos'è stata la Resistenza? Era la chiamata di una voce diffusa come l'aria. Era come le gemme degli alberi che spuntano lo stesso giorno. È stata un'alleanza tra nazione e popolo che seppe battere l'odio nazista, razzista, antisemita, totalitario. La Resistenza prima che fatto politico fu soprattutto rivolta morale, perché stimolò anche la Resistenza civile. Questi sentimenti tramandati di padre in figlio costituiscono un patrimonio che deve rimanere nella memoria collettiva del Paese.